Ciao e bentornati sul quarto episodio di Pollen. Allora, che cosa facciamo adesso? Intanto andiamo ad ascoltare la marea di cassette che abbiamo trovato nello scorso episodio. Siamo dentro l'appartamento di Ion, che abbiamo visto voleva scappare, e andiamo adesso ad ascoltare una per una tutta questa marea di cassette, sperando che la cosa non richieda troppo tempo. Partiamo con questa che in realtà avevamo già trovato, probabilmente è di Karen nel suo isolamento, posto di isolamento. I just read that without external circadian cues, human day lengths can vary between 18 and 52 hours. So I can't rely on my sleeping rhythm when estimating time. It's probably around mid-April. Time for yet another diary entry from yours truly. I've managed to break into every room on the station in search of anything worth salvaging. Mainly I've been looking for some entertainment and ways to record this diary. Lan's music cassettes have been the most handy for that task, and frankly, I feel he owed them to me. The thing in the lab gives me the creeps. It makes me feel so warm and soothing. But my rational mind refuses to comprehend it. I try to visit the lab as little as possible because something just feels out of place. Ok, quindi la creatura è l'entità è nel laboratorio, quindi. E da quello che abbiamo capito, probabilmente la maggior parte di questi nastri in realtà sarà musica. Questa no, questa dovrebbe essere Karen. Hi kids, this is Mom. I'm sending you this audio tape so you can hear my voice. My days here on Titan are based on routines. Every day I go and check certain places in the base for broken things. If something is broken, I fix it. Sometimes I have to build something new. Like tomorrow, I'm going to build an extension to a platform in a very deep cave. Wow. That place is something I can't even explain. I wish I could show it to you. In my free time, I go to the gym to run on a treadmill. Oh, and I also read a lot of books. I think reading makes you smarter. So don't you ever stop reading. All right, now I have to go. We have a daily meeting with the others. I miss you and I love you very much. Bye. Allora, quello che noi siamo riusciti a capire lo scorso episodio, e che in realtà è importante secondo me, è che dove siamo adesso, che sia il presente per noi o che sia il mondo reale, Karen è morta. Karen è morta da un paio di settimane. E questo secondo me è importante. Non sappiamo come sia morta, ma abbiamo trovato chiari indicazioni nei documenti che Karen è morta. Allora, qui mi sta tra l'altro mettendo insieme, queste sono quelle di Karen e queste sono quelle del presente, chiamiamolo così per adesso. Alcune sono le stesse, altre non le ho ancora trovate o forse le ho semplicemente perse di vista. Proviamo questa. Non so, rumore. Non riesco sinceramente. Scusa. Water Complex, volume 2.
Terapia psicologica. E questo è il volume 1. Scusa. No. Via, questo lo metto a posto. Basta, basta. Direi che abbiamo colto il senso profondo di questo nastro. Boh. Questa dovrebbe essere musica, quindi. Ok, questa è tutta musica. Stessa cosa, immagino sia questa. Ok. Quindi Karen ha registrato i suoi audio diari sulle musicassette di Ion. Anche questa dovrebbe essere musica. Tutta così, e quindi immagino che non sia. Allora, ci resta soltanto Karen's Therapy. Today I was really busy at work. Some hoses in the hydro needed urgent fixing. That made me forget about people at home for a while. It almost scared me. I don't want to forget them. I'm here for them. Ferma un secondo. Una cosa che volevo dire prima, che se no me la dimentico. Karen è morta da un paio di settimane. E noi siamo il tecnico delle riparazioni e lei era il tecnico delle riparazioni, quindi noi siamo stati mandati su questa base per sostituire Karen. Today I was really busy at work. Some hoses in the hydro needed urgent fixing. That made me forget about people at home for a while. It almost scared me. I don't want to forget them. I'm here for them. Even if I need to focus on my tasks, I want to remember why I'm doing this. I also wonder where Vasily finds these therapeutic methods. Drawing, talking to yourself on a tape, disco cycling. What's next? Running naked outside? Okay. Ok, allora abbiamo ascoltato tutti i nastri, ci siamo fatti un po' un'idea, almeno io mi sono fatto un po' un'idea. Ora abbiamo la mappa, abbiamo la mappa, che vorrei zoomare. Ok, allora abbiamo la mappa, abbiamo visto che sappiamo dove sono morti Ion e che cosa stava facendo Ion in quel momento, Philip, Amy. Temo che noi dovremmo andare a vedere che cos'è il nostro carico, e forse non è Hours, è Ousr, non so. La morte è ben chiara cosa voglio dire. Però dovremmo riuscire a questo punto ad entrare, o almeno a vedere. Vediamo un po', questo lo leviamo di torno, ad andare dove non riuscivamo ad andare prima, perché noi adesso qui possiamo venire qua. Ordinato, mentre di là perché non so bene. Aha. Ok,
Quindi questa grande stanza che abbiamo visto all'inizio è una serra. Non lo avevo sinceramente capito. Allora, di qua si va all'airlock, che dovrebbe essere chiuso. Ora è aperto. Ora è aperto. Ma io posso uscire? Posso uscire? Fammi uscire. Non mi fa più uscire. Non mi fa più uscire. Non mi fa più uscire. Allora, guardiamo un attimo la mappa. Io eviterei di andare direttamente a destra, perché ho il terrore assoluto. Andrei a vedere che cosa è successo ad Amy, se possiamo. Quindi, nella stanza di fronte a noi. Qua, se la mia teoria è giusta, dovremmo trovare il cadavere di Amy. Ok, no, questo è il corridoio di passaggio. Ci sono varie cose. Questa sembra una radio. Ok. Amy dovrebbe essere qua. Scusa. Oh mamma, sì. Sì, decisamente. Non è che questa cosa può servire per spostare. Ok, ci deve essere un modo per entrare lì dentro, ma come? Visto che... quanto pare è tutto chiuso lì. Riproviamo un attimo. No. È un ambiente tutto buio dove saggiamente ci impediscono di arrivare. Però ci dobbiamo poter arrivare. Ci dobbiamo poter arrivare. Da qualche altra parte, evidentemente. O dall'alto o dal basso. Proviamo a scendere. Un'altra macchina fotografica, libri, crescita, aspettato, expected, e le api, e ci sono delle api. Ok, però questa gita al piano di sotto, sì, le vediamo le api volare, e da qui capiamo anche il titolo del gioco, evidentemente, visto che pollen vuol dire polline.
cosa fa questa roba. Pompa. Fermiamolo, era spento. Ok, però non mi sembra di vedere. Ah sì, c'è qualcosa qua. Merda. Ah. Aspetta che ho capito qua c'è. Perché non va? Devo attivare prima questa. Sì, forse sì. Aspetta. Ah, ok. Ho capito. Allora, aspetta. Verde, rosso. Il rosso va di qua. Ok. E il verde va qua. Non so che cosa stia facendo, ma lo farò. Ok, ora potrò attivare questo, immagino. E dovrei aver risolto qua. Sì. Ok. Ho aspirato l'acqua. Questo mi porta esattamente dove io non volevo andare. Però a questo punto andiamo. Siamo nell'infermeria, direi, o nel laboratorio comunque. Qui ci sono un sacco di cose. Uno spazio molto grande. Però qui non dovrebbe essere successo niente di specifico. Non dovrebbe essere successo niente qua. Oddio, insomma, c'è un... Non so. Ci sono dei segni strani anche su questo posto. To activate. Che diavolo è sta roba? Serve per lavarsi gli occhi? Salve. Allora, Karen STD test. Party Ion. Karen disappears. Everyone homesick, sleep disorder, altri sintomi. Il 18 gennaio. Il 1 febbraio, voglio distruggerlo. Real result of on home hormones. Behavior swing, homogenized to homesickness. Entity, Earth, Instability of Humanity. Ok, chiunque abbia scritto questo foglio aveva il terrore che questa entità potesse avere delle conseguenze negative per l'umanità. Il 13-10 hanno portato l'entità in laboratorio. Philip Confusing Solan System Research. La mia depressione massima. Ion è collassato. Il test di Amy
Non ci sono ragioni razionali per la gravidanza. Quindi questa Amy era incinta? Fields Game Tournament, no typical OCD, Aspergen action. Ci sta studiando. Ossitocina veramente alta, dopamina bassa. Il test di Amy. Quindi stavano cercando di capire. Qua c'è una chiave. Prendiamola, anche se la chiave C. Un'altra cassetta, vasili, che possiamo subito ascoltare insieme a questa. Ok, questo è un accendino. Karen, Ion, avevano qualcosa al cervello? Ok, ascoltiamo queste cassette. Avrei detto ascoltiamo queste cassette. Carefully constructing a timeline of the unusual behavior of the people here since the piece of the entity was brought into the lab, I've come to a conclusion. The MRI scans and measurements of common hormone levels all indicate that everyone here is experiencing the same condition, homesickness. The entity is affecting our brains, which leads to changes in our moods and desires. Everything's amplified after we brought the sample here. And the people that have been closest to it have experienced the most severe effects. Symptoms that were initially weak and varying have now coalesced and strengthened into severe homesickness. I think we need to get rid of the entity. I have studied the gravity beam, and I am fairly certain I can use it to destroy the sample. E questo è il piano di Vasili che non ha funzionato, direi. Ascoltiamo l'altra. Sinceramente non so. Qui ho tirato tutto io all'aria. Cose. Skyline. Questa è una delle diapositive che abbiamo visto nella biblioteca. Niente di
specifico. Semplicemente il piano di Vasily non ha funzionato. Ok. Ora, da qua, quella grossa cosa, portellone con una croce enorme sopra, mi fa capire che lì c'è il male. Qua c'è chiaramente il male. E ho bisogno di 3 chiavi per aprire questo portale. Le 3 chiavi non le ho tutte, però io in realtà non ho ancora finito di esplorare tutto. Se ho capito la planimetria di questo posto, qui è dove vengono fatti i turni. Tiro un po' all'aria la roba per vedere se scopriamo qualcosa sotto. Ossitocina di nuovo. Perché Karen? Ok. Karen è sparita, in effetti l'hanno depennata. Weather Station Maintenance. GRV1 Wheel, Generator Maintenance. Queste sono Karen Postmortem. Report of Karen. Bee Hatching. Monthly Report. Lab Check. Ok. Qui c'è un'altra gabbietta dei bisogni del gatto, e ancora ci stiamo chiedendo dove sia il gatto. Main power. Che cosa farà questa roba? L'antigravità non è un giocattolo. Ok, quel coso si muove. Wow, 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 wow. Che cosa figo. Ok. E posso spostare le cose. Con questo coso potrei spostare. Il peso che abbiamo visto occupa questo, non so, riproviamo a riaccenderlo un attimo. Non so. Va bene, niente da fare, questo mi sembra. Dovremo capire a che cosa ci possa servire il raggio dell'antigravità. A spostare cose, oggetti. Boh. Allora, se vado di qui, torno nella serra. Esatto. Ok. A questo punto non ci resta che andare di qua. Nella sala di controllo. Ok. Qua c'è un bagno.
con una rivista evidentemente di Ion o Ion, con molte riviste di... Mi sarei aspettato di riviste diverse, ecco, diciamo. Noi siamo qua. Ok, ho capito il piano di Vasili, o almeno loro volevano il simbolo. Ok. Loro volevano in qualche modo attivare l'antigravità sull'entità, direi. Entriamo qui. C'è luce. Signori, io direi che ci fermiamo qui. Abbiamo visto un bel po' di cose, abbiamo messo sul fuoco un bel po' di carne. Tra l'altro questo gioco ha la particolarità di permetterti di salvare solo quando decide lui, quindi stavo cercando di arrivare ad un checkpoint, ma niente da fare. Comunque, abbiamo visto un bel po' di cose, abbiamo scoperto un po' di cose e un po' di misteri in realtà, perché tante cose sono ancora abbastanza non chiare. Sicuro è che Karen, che è la persona che dovevamo venire a sostituire, stata per un anno da qualche altra parte e forse capiremo dove andando avanti, o forse no. Dopodiché sono iniziati a morire gli altri. Lei è stata la prima. Che questo sia importante non lo sappiamo. Per il momento è tutto, ci diamo appuntamento al prossimo episodio di Pollen e non so, boh, scopriremo insieme. Ciao.